Sembra arrivi dalla città. Sbaglio, quel vecchio ci ha chiusi fuori. Era strano il nonnetto. Sì, ha qualcosa che non va. Chi è che verrebbe in questo postaccio per fare il pieno? In che senso? Possiamo solo andare verso Little Hope. Non so, non mi convince. Dove vuoi andare? Un cattivo presentimento. Ce la faremo. Questa nebbia è decisamente strana. Non è naturale. E questo che cosa diavolo è? È molto simile a quello che ha trovato Taylor vicino al pullman. Secondo John, ti proteggono dagli spiriti. Come gli è venuto in mente? Non lo so. È un professore. L'avrà studiato. E sono curioso di sapere che significhi. Non voglio sapere altro, grazie. Tu sei superstiziosa. Non ho mai creduto in queste cose. Non sembra il tuo caso, invece. Non sono superstizioso, ma quello che succede con la nebbia... Meglio raggiungere gli altri. Non voglio perdere altro tempo con queste oscenità. Mi spiacerebbe accelerare il passo. Ehi, puoi venire qui? Che c'è? Ho visto qualcuno nel bosco. Io non vedo nessuno. Ti dico che c'era qualcuno. Sono più che sicuro. Scusa, ma non ci credo. A nessuno verrebbe in mente di andarsene in giro a quest'ora. Va bene. Non credermi. Ehi, voi! Dobbiamo restare uniti! Che diamine! Hai sentito? Che accidenti è! D'accordo, va bene. Adesso ho paura. Chi sei? Chiunque tu sia, non è divertente! John, dove sei? Daniel? Taylor? Dai, John, dove sei? Non sei divertente! Questa nebbia ha qualcosa di molto sospetto. Stiamo vicini.
Ehi, aspettateci! Che cos'è? Ehi! Vieni qui a vedere. Che cosa accidenti sarebbe? Non saprei. Chiedere il vostro nome. Come ti chiami? Vi prego, come vi chiamate, signora? Angela. Io mi chiamo Mary. L'ho fatta io con le mie mani. È uguale a quella che avete accanto. Vi andrebbe di giocare con me? Giochiamo! Giocate con me! Che stregoneria è mai questa, Mary? Non ho fatto nulla! Modera il tono! Ti conosco bene, signorina. Perderai la benevolenza del reverendo quando scoprirà la tua promiscuità col maligno. Sono delle persone. Sono al falò. Che cosa? Ma non c'è nessun falò. Le ho viste anch'io. Vi sentite bene? Questo posto è malato. Qualunque cosa fosse stata, adesso è finita. Tu non capisci. Non sai cosa abbiamo visto. Non capisco. Cosa è successo di preciso? La bambina uscita dalla nebbia ha parlato con noi. Forse la nebbia potrebbe avervi confusi. Siamo sotto pressione. Ma quale pressione? Ho visto chiaramente una bambina ballare davanti a me. Ha detto di chiamarsi Mary. Era identica alla bambina del sogno, ma parlava in un modo strano. Non so neanche se fosse di qui. Anche a me i suoi modi parevano strani. In che cosa ci siamo cacciati? Questa Mary voleva farti del male. Aveva un'aria che sembrava maligna. Ma sei bollente. Che ti ha fatto la bambina? È meglio se teniamo d'occhio Andrew. Sto bene. Il dolore sta passando. E ora? Possiamo soltanto dirigerci verso la città. Mi prendi in giro? Hai un'idea migliore? Certo che no. Bene, questa situazione è precipitata in fretta. Ogni azione compiuta o negata è destinata a presentare il conto presto o tardi. O mi sbaglio? Mi dispiace molto, ma non posso fare nulla, come ho detto. Siamo abituati a rallegrarci con noi stessi al risveglio da un sogno tormentato. Forse accade lo stesso anche dopo la morte. Nei numerosi viaggi della mia vita sono stato testimone di molti eventi. Ho visto e sentito varie credenze e affermo senz'altro che vi era in ciascuna un po' di verità. Sembra che questa povera gente sia minacciata da forze del tutto inesplicabili.
come ombre che si agitano nel bosco, spiriti del passato e una bambina che è forse in pericolo. A meno che non sia lei il pericolo. Ma dove eravamo rimasti? Angela ha qualche difficoltà a convincere Taylor a confidarsi. Beh, evitiamo i pettegolezzi. E che dire di John? Sembra che incarni l'autorità. O magari rappresenta qualcos'altro. E poi c'è Andrew. Mi sembra leggermente confuso. Potrebbe essere la botta in testa. Sono molto colpito. Sono state prese decisioni che si riveleranno preziose. Tuttavia altre potrebbero rivelarsi poco felici. Poi quell'uomo nel bar non è stato di grande aiuto, anzi parecchio scortese, devo dire. La sua mente è torbida, o così pare. Bene, Little Opera chiude in sé qualcosa di misterioso e potrebbe celare dei pericoli. Ma è ora di andare. Forse la nebbia si disperderà. Bisogna trovare l'autista. Il modo di parlare di quella bambina era strano, quasi incomprensibile. Da come si esprimeva, non sembrava fosse di qui. Più che altro direi che sembrava venisse da un'altra epoca, più che da un'altra zona. Non esagerare. Sentito? Che cos'era? Deve essere un animale piccolo, notturno. Nulla di pericoloso. Me lo auguro proprio. Avete visto? Sarà un animale. Lo spero tanto, altrimenti... Da lassù si vedrà meglio. Come andiamo? Non lo so. Secondo te cos'è successo prima? Sento che siamo in pericolo. Questo posto ha qualcosa che non va. Sì, è così. Cosa si nasconde lì? Troveremo una via d'uscita. Dobbiamo farlo. Lo spero anch'io. Grazie per l'interesse.
Secondo te c'entra con quello che abbiamo visto? Potrebbe essere, ma non sembrava niente del genere. Non so cosa sia peggio. Le apparizioni spettrali o una città di sfigati in costume. C'è qualcosa più avanti! Dove? Ci muoviamo? Sono d'accordo. Guardate! Ehi! Un attimo! Fermati! Si deve pur dire. Questa è la classica scena di un film horror. E ora che facciamo? Me ne occupo io. Voi restate qui. Ti prego, fa' attenzione! Ehi, professore! Dannazione! È la stessa situazione di prima. Secondo te il prof è in pericolo? Conosceva i rischi. Non è il momento di fare gli eroi. Non esagerare. Potrebbe aver bisogno d'aiuto. Che cos'è? È stato uno sbaglio. Dovevo andare con John. Non doveva andare solo. Non sentirti in colpa. Credi stia bene? Non saprei. Non so dire se quella presenza o quello che era fosse ostile. Speriamo stia bene. Ho un cattivo presentimento. Va tutto bene? Sono disorientato. Nella nebbia non ti vedevo. Hai visto la bambina? Sai che ti ho vista prima, seriamente. Mi sembra strano, perché io invece non ti ho visto. Indossavi dei vestiti diversi e parlavi in modo strano. Sembravi uscita da una rievocazione storica. Mi avrai scambiata per un'altra. Sono il tuo insegnante, credi davvero che non riesca a riconoscerti? Di chiunque si fosse trattato non ero io. Ora smettila, mi stai spaventando! Io me ne chiamo fuori. La nebbia sembra non voglia che prendiamo strade differenti da quella per la città. Adesso è la nebbia che decide dove andiamo. Vaffanculo. Io provo di qua. Ehi, non li guardate i film dell'orrore. Mai, mai dividersi. Gli horror sono stupidi. E io vado anche senza di te. Forse dividersi non è una buona idea, Taylor. Io non intendo andare laggiù.
Andrò con John. Ha ragione lui. La città è vicina. Andiamo tutti insieme. Taci, nonna, non intrometterti. Ok, un attimo. Possiamo calmarci e pensare a quale sia l'opzione migliore? Divisi avremo più possibilità. Vado con Taylor. È pericoloso lasciarti andare in giro sola. In due gruppi sarà più facile trovare un modo. Ed è questo quello che conta, giusto? Forse hai ragione. Se la nebbia dovesse diradarsi e voi trovaste aiuto, mandate qualcuno in città a recuperarci. Sono sicuro che troveremo aiuto prima degli altri. L'importante è riuscirci, non arrivare primi. Un attimo. C'è qualcosa. Tutto bene qui? A posto. Quel rumore era solo il vecchio del bar in bicicletta. Stupido ubriacone. Qui intorno ci sarà un sentiero più agevole per tornare in strada. Muoviamoci. Come ti spieghi ciò che abbiamo visto? Non ha nessun senso. Ma so che a Little Hope ci furono processi alle streghe esattamente come a Salem. Come finì? Credo che tu possa immaginarlo. Cosa può essere stato? E ora? Tutto bene? Ho la sensazione che Angela mi giudichi per mettermi in difficoltà. Sento di avere una certa responsabilità. Siete tutti sotto la mia tutela. Tu come ti comporteresti al posto mio? Forse cercherei di rimanere ottimista. Ed impegnarmi a fondo, non c'è altro modo. Anche impegnandomi, non credo di essere all'altezza di quello che sta succedendo stanotte. Quello a cui abbiamo assistito poteva essere un evento soprannaturale. Io comincio a credere di sì. Quella strana bambina nella nebbia. E poi all'incrocio, qualunque cosa fosse. Non possiamo rischiare di saltare a conclusioni estreme solo perché non sappiamo spiegare qualcosa. Ripeteremmo l'errore di Little Hope nei processi alle streghe. Presero le decisioni più sbagliate, basate su prove inconsistenti. Già, questo è vero. Ma quello che importa non è, dimostrare o confutare leggende o fantasmi, o cose di questo tipo. Dobbiamo solo andarcene.